A Social Reporter oggi parliamo di look fai da te, sì o no. Vi ripresento gli ospiti, la lookmaker Barbara Giannini e Bianca Bisaccioni, Social Reporter. Prima di tutto voglio chiedere a Barbara che cos'è un lookmaker. Allora, un lookmaker è semplicemente un professionista che si occupa della valorizzazione di quello che sono le nostre caratteristiche nel modo migliore e anche nel modo più, diciamo, vincente possibile, come immagino. Quindi fa venire fuori la nostra immagine nel miglior modo possibile, mi verrebbe da pensare. Prende la caratteristica principale, quella più bella, quella più attraente probabilmente, e ci lavora intorno e crea un'immagine che sia... D'accordo, poi con la persona. Immagino. Assolutamente. Conoscevi questa figura, cara sì. Bianca Bisaccioni? Sì. Vorrei tanto averne una privata, ecco. Da consultare quotidianamente. Sì. Allora, prima di che tu faccia anche le tue domande alla nostra Barbara Giannini, io andrei a vedere il video che tu hai realizzato. È stato un video difficile da fare? Sì, abbastanza. È un argomento che, insomma, non tutti sono voluti concedere all'intervista. Mi immagino. Allora, il nostro Natale Teci, il nostro regista, ce lo manda subito, così poi lo commentiamo. Penso che avere un look giusto ci aiuti tantissimo nella vita, e sia nella vita quotidiana che magari quando abbiamo un po' delle sfide da affrontare. E questo è anche il motivo per cui ho scelto di fare il parrucchiere, perché penso che modificare il look alle persone possa dar loro appunto la sicurezza di cui hanno bisogno per affrontare determinate giornate o proprio la vita in generale. Questo però purtroppo a volte può diventare anche una gabbia, perché questa estrema ricerca sempre di essere giusti, avere il look adatto, a volte può, diciamo, diventare morboso e ossessivo e quindi impedirci di essere noi stessi. Impedisce di essere noi stessi. Vai. Comincia subito, sì, così. Allora, effettivamente, soprattutto nell'epoca dei social, è molto facile, no? Nel senso che tutti noi un po' siamo vanitosi, quindi tendiamo sempre alla ricerca del look perfetto, perché comunque abbiamo lo scopo che è quello di farsi vedere. Quindi quanto questo però effettivamente ci porta lontano da quello che ognuno è, dalla propria personalità? Ma ecco, i fruitori dei social generalmente, quelli che lo usano appunto per dare un improve alla propria immagine personale, sono tra virgolette un po' esibizionisti. E quindi l'immagine che ne può venire fuori qualche volta è distorta, perché ci sono persone che hanno quel biglietto da visita lì, lo sfruttano fino in fondo, e quindi... Ma tanti che non solo si cambiano tanto profondamente a livello di look, ma lo fanno anche attraverso la modifica di alcune foto o l'uso del Photoshop per avere un'immagine assolutamente vincente, non importa quanto distorta o meno. E questo dovrebbe darci la misura appunto di questo fenomeno, che è appunto a volte un culto eccessivo dell'immagine. Allora, ci sono persone appunto che esagerano, e ci sono persone che forse non sanno nemmeno che cos'è un lookmaker, o che non seguono per nulla la moda, perché ci sono anche queste troppo, due categorie. Troppo poco a volte. Troppo. Nella società in cui siamo, vedi questo distacco? Sì, sempre meno nell'accezione negativa. Cioè, oggi devo dire con grande piacere, anche noi abbiamo clienti in salone di 70 anni che sono attentissime, e questo è meraviglioso. Splendido, è meraviglioso. Però c'è chi lo fa in modo ossessivo. Se hai la fortuna comunque di avere l'attenzione anche di persone così fortemente occupate di se stesse, di avere anche la stima, puoi correggere determinate cose semplicemente valorizzando. Ma io perlomeno penso che la bellezza sia un po' per tutti. Io trovo ogni donna molto bella. Certo. Secondo me ogni donna ha dei punti di forza, ma di forza vera, che possono essere una bellezza canonica quanto uno sguardo, un modo di porsi, eccetera, eccetera. Sta chi se ne intende veramente riuscire a focalizzare l'attenzione lì e costruire tutto intorno. Chiaramente bisogna stare molto attenti, nel senso che se viene da me un cantante probabilmente dovrò stare attenta a che range di persone
persone arriva la sua immagine. Certo. Se viene da me una signora di 70 anni che ha semplicemente bisogno di sentirsi carina per essere stare meglio, per sentirsi più felice, per avere un'impressione di sé che la fa star meglio, quindi diciamo che adotto sistemi diversi in questo modo. Prego. Io a questo proposito avrei una curiosità, perché sicuramente verranno un sacco di signore, un sacco di ragazze più o meno giovani, ma gli uomini invece come si rapportano in questa società? Posso fare così? Posso fare così? Me l'ha rubato. Gli uomini veramente, cioè un edonismo era particolare da questo punto di vista, però viva Dio. Insomma, vedere un uomo curato è un gran piacere. Eccessivamente curato no, però un uomo curato è molto piacevole. E devo dirti che gli uomini sono veramente il doppio più esigenti di una donna. Tutte fasce di hanno uno studio a volte su anche un piccolo dettaglio che è impressionante. Ma sai, per un professionista questo è molto piacevole, perché ti porta a perfezionarti sempre di più. Stimolante, però veramente gli uomini in questo sono chirurgici, sulla sfumatura, sul piccolo particolare. Pensa noi oggi davanti a un look maker come ci possiamo sentire, non so te, quindi io malissimo. Detto questo però, curiosità, come si fa a far rimanere una persona lei stessa, però cambiandola? Oppure c'è anche il cambiamento, perché uno ha un carattere, ha un modo di porsi, ha un modo di fare. Ma infatti la nostra analisi viene da non solo uno studio visivo della persona. Noi come professionisti c'è chi ce l'ha insito questo, quindi che riesce ad osservare le persone al di là della scorza. Sì. E c'è chi invece studia anche un po' di psicologia da questo punto di vista. Ci sono delle espressioni non verbali a volte che ti raccontano molto di una persona. Quindi anche il non verbale viene messo nello studio di un quindi look. Come si pone, come ti entra nel tuo atelier, nel tuo studio, nel tuo salone da parrucchiere, da quello, tante volte dal solo aprire della porta riesci a capire che personaggio è e di cosa ha bisogno. Poi è chiaro, la tua esperienza da professionista, di vita culturale, sicuramente ti identifica un cliente da cosa si mette addosso, da come parla, da come si muove, e il minimo è in queste situazioni qui fare una piccola intervista, quindi sapere che tipo di vita ha, che tipo di esigenze ha, quante volte va da un parrucchiere e cosa desidera in realtà. Messi insieme tutte queste nozioni, queste informazioni importanti, e chiaramente un po' del tuo, se sei un professionista, penso che venga fuori la proposta migliore. Io ho una curiosità, come si fa a diventare un look maker? Guarda. Poi che deve andare in relazione. No, no. Allora, io insegno a fare questo lavoro, no? Lavoro in una anche in una scuola professionale. Sì. E ai ragazzi una delle cose che dico di più è spogliatevi completamente di quello che è il vostro retaggio, e per fare questo lavoro devi essere un grandissimo osservatore, devi essere una persona molto sensibile, devi avere anche gusto, e il gusto a volte nasci con il gusto. Io fortunatamente sono nata in una famiglia, insomma, che appunto lo stavo dicendo, una famiglia ho avuto la fortuna di avere mio padre come ispiratore da questo punto di vista, e però ti puoi anche fare una cultura, quindi frequentare situazioni dove il gusto si può migliorare, si può perfezionare. Ma per dirti, una delle mie fonti di ispirazione è la strada. La metropolitana, l'autobus, o i posti dove vado in giro, piuttosto che la sfilata di moda o il prêt-à-porter, perché le contaminazioni, ci sono i giovani oggi che inconsapevolmente lanciano dei grandi messaggi di moda, è proprio il loro abbinamento, come interpretano certe cose, quindi se riesci a captare dalla televisione, da quello che vedi per strada, da quello che fanno gli stilisti che hanno uno studio su questo, certo, che, insomma, di tutto rispetto, se riesci a captare quello che è la tendenza e riesci ad abbinarla
alla persona che viene a chiedere una tua consulenza, andando oltre appunto quello che ti ho detto, l'immagine così che ti dà, ma cercando di capire realmente che tipo di vita fa e cosa desidera. E i social in questo quanto influenzano, no? Ci sono i cosiddetti influencer che tantissimo hanno i follower, che voglio dire la mattina si fanno 2000 fotografie, fanno vedere, cioè, è una fonte di guadagno per chi lo fa come professione. E no, quelli? No, tanto, sai, questo è il mondo di cui parliamo in questo momento. Fortunatamente io ancora lavoro con le mani, no? Quindi ecco, il social mi può condizionare un po' la cliente. Quindi arrivano ancora i santini in pratica? No, ora arriva il telefonino. Sì, appunto, il santino una volta si portava il giornale. Lo smartphone. Ora arriva direttamente la foto di Instagram o di Facebook e la cliente arriva con questa immagine. E va bene, perché per noi è già un'informazione molto forte vedere qual è il suo più grosso desiderio. Poi chiaramente sta a noi riuscire ad abbinarlo alla persona e, dove non è possibile, creare un'alternativa altrettanto soddisfacente. Bianca? Sì, è un argomento che effettivamente a me interessa personalmente, però mi rendo conto che forse più che la mia generazione, quindi diciamo intorno ai 30 anni, quelle che subiscono un po' più l'influenza sono le più giovani, perché hanno diciamo un occhio meno personale, no? Su quelle che sono le influenze e le mode. Quindi secondo me la preoccupazione va un po' nei loro confronti, no? Che a volte sono un po' tutte uguali, ecco. Secondo me non danno valore anche a quelle che sono fisicamente, anzi si imbruttiscono per seguire delle mode, no? Quindi come possono appunto i genitori, comunque le persone un po' più grandi, come dire, dare una strada, no? Influenzare nel modo corretto i più giovani da un punto di vista di... Non direi influenzare, perché poi secondo me, insomma, o almeno la mia educazione è stata di una che ha potuto esprimere la sua personalità, insomma, i miei genitori non mi hanno mai tarpato le ali da questo punto di vista. Io ho una figlia di 10 anni, quello che tento di fare con lei è di tenerla lontana dalle cose sbagliate, troppo esagerate o troppo di massa, però la lascio fare, la lascio, e anche lei mi chiede quella scarpa già a 10 anni, mamma voglio questa scarpa che si chiama così e la vendono lì, senza... Sì. Magari quello che cerco di fare io è non negargliela, ma proporgli delle alternative. Anche perché è così che si forma la personalità, no? La cosiddetta... Però io sono per la libera espressione, anche perché è proprio da lì che nasce il nostro lavoro, vedere come un ragazzo oggi mette un parka con un paio di scarpe con il tacco a stiletto e un jeans tagliato e una camicia che sembra venga fuori dall'armadio di Maria Antonietta, cioè se ci pensi sono quattro cose che cozzano tantissimo su loro e le metti insieme, soprattutto ecco, ti capita una bella ragazza così di quest'età, è un look fantastico, è una cosa che tutti vorrebbero avere e imitare, perché è la contaminazione che è fashion, no? La divisa. Quindi ecco, il fatto di curare un look a 360 gradi, perché si parla di capelli, si parla di trucco, però si parla di abito, si parla di tutto, quindi uno viene preso nella sua completezza, certo. Penso anche il trucco, i colori, che non è difficile, lo possiamo far tutti, non soltanto le persone che appartengono al mondo dello spettacolo, perché o bene o male il look maker nasce lì, no? Nel mondo dello spettacolo. Guarda, ci sono persone che a volte anche solo attraverso l'uso corretto del mascara prendono una sicurezza incredibile. Dalle piccole cose. Sì, ci vuole il professionista che riconosce che quella cliente ha bisogno di essere molto truccata e quell'altra cliente molto molto naturale. Anche se in questo momento magari il mondo della moda ti dice altro, quindi devi strizzare l'occhiolino a quello che dice la moda, perché a tutti fa piacere, no? Essere attuali. Però è molto importante, importantissimo fare questo tipo di analisi per poi consigliare al meglio una o l'altra proposta. Vai, hai qualche altra domanda? No, io sono abbastanza soddisfatta, molto preoccupata, perché domani mattina mi sveglierò e penserò, cavoli. Quanto tempo perso? Non so fare niente, non mi so truccare i capelli, non li so fare, sai, capito? Pensa io che ormai, vabbè. Però ecco, i ragazzi, tu hai detto che insegni, no? Il fatto di questa società che ognuno ha la sua espressione, come hai detto tu, ragazzi che...
vogliono fare questo lavoro. Ecco, che caratteristiche, l'hai già detto le caratteristiche, però come percepiscono i tuoi consigli? Ma sai, lavoro con persone molto giovani, cioè, soprattutto in questo donne, periodo. Poi. No, no, un po' abbastanza eterogeneo. Insomma, dai, mi ascoltano molto, sono ragazzi molto giovani. Lo scontro viene nella, chiaramente in questo vigore che uno può avere a 16-18 anni, però come faccio con mia figlia? Non nego a priori. Li faccio esprimere e questo penso che sia la cosa che li stimola sempre di più. Poi chiaramente c'è chi c'è più portato, chi meno, però avere un insegnante che ti apre la strada e ti fa creare, magari nel momento giusto ti dà un consiglio, credo che sia la cosa migliore. Allora io voglio dire che anche ai nostri telespettatori a casa potete lasciare il vostro commento in base all'argomento, appunto, Luke fai da te sì o no, per sapere anche le vostre idee. Quindi adesso, visto che siamo quasi per concludere, carissima Lookmaker, Barbara, Jenny. C'è un marito che mi dice sempre che usiamo troppi termini, troppi inglesismi. Sì. Quindi come lo vogliamo tradurre? Troviamogli immediatamente una traduzione. Che crea la moda. Sì, che si occupa dell'immagine delle persone. Così l'abbiamo bloccata. Il fai da te sì o no? Perché a volte uno può dire, cavolo, ma chissà quanto mi costa. Il fai da te sì, ma... sotto la guida di un esperto, quindi vieni in salone, ti fai il tuo look, quindi colore, taglio, styling, quello che è, ti diamo i consigli per mantenerlo finché non avrai bisogno di tornare, certo, perché ti si sono allungati i capelli o hai cambiato colore, eccetera. E puoi anche far da te con i prodotti giusti. Oggi alcune cose si possono far da sé, assolutamente non i lavori tecnici, assolutamente non il taglio, puoi giocare tantissimo con lo styling, quindi solo quello si va come a scuola, poi si fa da noi, insomma, voglio dire. E per te Luke fai da te sì o no? Io non hai bisogno, Bianca? No, magari no, io potessi andrei veramente tutti i giorni a farmi rifare dai piedi alla testa. Sì, perché poi purtroppo è vero, uno impara, ma poi guardi me e non sai tenere un pennello in mano, quindi non so quanto ma riuscirei. Ma non ne hai bisogno, ma... Bianca, non vabbè, ne avrò bisogno. Pensa io che ci metto mezz'ora per restaurarmi, no? Comunque, sì, però effettivamente bisogna un attimino guarda, ce imparare. L'hai davanti a te. Si può fare da noi, però imparando, come in tutte le cose. E non esagerare poi, Barbara, dai, su. No, 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 ma se segui i consigli di un buon esperto, veramente riesci anche a casa. Non a fare cose per cui serve un professionista. L'esperto. E allora abbiamo concluso qui un'altra puntata di Social Report. Ringrazio la nostra lookmaker Barbara Giannini, la nostra grazie Bianca Bisaccione, che è responsabile appunto del progetto di Social Report, anche Natale Tece, che è il nostro regista, e grazie per averci seguito. Io vi lascio il quesito comunque. Luke, fai da te sì o no?